The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione anche tu. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi vi presentiamo Shiny Legend Elite Trainer Box. So che stavate aspettando questo momento ed eccoci finalmente qua a spacchettare la versione italiana di Leggende Iridescenti. Questo perché non c'è solo questa collezione, ma anche il Premium Collection OO Box. Bene, molti non sanno che aprendo la confezione che racchiude l'Elite Trainer Box potrete trovare delle bellissime illustrazioni originali di Pokémon. Adesso vi facciamo vedere cosa si può trovare. Facendo attenzione a non rompere niente. Ecco qua. Abbiamo Rayquaza, Mew, Mewtwo e Genesect per questo set allenatori fuori classe. L'edizione italiana si chiama così. Noi apriremo l'Elite Trainer in inglese e la collezione Poteri Supremi in italiano. Andiamo a vedere, questo c'è un making of della serie e una specie di almanacco per segnare e tenere traccia di tutte le carte che possiamo trovare nell'espansione Leggende Iridescenti. Ricordo che questa espansione non si troverà nelle bustine singole, usciranno solo prodotti speciali come queste a presentare il prodotto. Qui abbiamo il nostro blocco di energie, utilissimo per giocare. Poi le bustine protettive con Ho-Ho, molto eleganti. Poi i dadi, il nostro settino di dadi, la carta codice per sbloccare questo prodotto online, i divisori per tenere in ordine le nostre carte e la carta Shining Ho-Ho originale, bellissima, esclusiva di questa serie. In più troviamo anche il segnalino GX e il segnalino bruciatura e avvelenamento. Ma la cosa più interessante sarà spacchettarci tutte queste bustine, che sono ben 10. Ok, adesso vediamo un po' le artwork. Mewtwo, Genesect, Rayquaza e Mew. Eccoci qua. Pronti? Si sbusta. Partiamo con Mew. Vediamo se sto giro faccio giusto. Ah, le carte in inglese sono molto difficili da sbustare. 1, 2, 3, 4. Ecco qui. Breloom, Voltorb, Litten, Purloin, Zorua, Energia Fuoco, Flotsol, Recupero di Energia, Scrafty e wow, un'energia non comune foil. Attenzione, si parte già col botto con Zoroark GX. Bellissimo ragazzi, una delle GX più attese dell'espansione e più difficile da trovare. Siamo partiti molto bene, proprio a sorpresa, e adesso speriamo di continuare sempre così. Ok, vediamo se riusciamo ad aprire. Oh, porca miseria, ecco qua. Carta codice. 4, così. Non ci sono solo le carte GX a corredare questa espansione, ma ci sono anche le carte Shining, che in italiano sono state tradotte con un nuovo titolo, ovvero Iridescenti. Lily, Ultra Ball, Ekans e rara Palkia. Ogni busta ha una rara foil e una rara reverse minimo, quindi non potete trovare carte più basse di quella. Siamo partiti col botto. Carta codice 4 e 2 e si continua. Breloom, Ekans, Golett, Voltorb, Croconaw, Energia Buio, Carnivine, Arbok, Venusaur non comune, Ultra Ball e Shaymin. Wow, bellissimo.
davvero davvero belle. Poi via con Rayquaza e via che si va. 1 2 3 4, ecco qua. Golett, Larvesta, Scraggy, Croconaw, Jinx, Energia Fulmine, Mega Ball, Cattura Pokémon, l'energia in colore doppia, wow, l'energia fuoco reverse e attenzione, Hoopa, la versione liberata, Release Your Power, altra bustina. Con le buste in inglese si aprono molto bene. Vediamo un po' se continua il nostro trend di fortuna. Bulbasaur, Torkoal, Ivysaur, Quillfish, Shroomish, Energia Erba, Cattura Pokémon, Golurk, Volcarona, Croconaw e Marshadow Raro Foil. Davvero carine queste carte. Ormai Pokémon penso che farà ogni anno un set speciale che andrà a essere esclusivo delle confezioni particolari. Vediamo un po' se sarà così. Ci abbiamo già abituato con Generazioni, Purloin e questa è speciale perché è Arceus iridescente, quindi un Arceus con un colore diverso. Spieghiamolo ai nostri piccoli amici che le carte shiny sono quei Pokémon di un altro colore, quindi sono molto più rari da trovare. 1, 2, 3, 4, ecco qua. Pronti? Pronti, pronti? Vediamo un po', vediamo un po'. Energia Folletto, Lily Foil e Yveltal Raro Foil. Quante bustine mancano? 3 buste al gol. Per il momento una sola Jinx sbustata. Speriamo vada meglio con le prossime. 3, 4, ecco qua. Torkoal, Minum, Jinx, Ivysaur, Shroomish, Energia Buio, Feraligatr, Sopocles, Super Scoop Up, Pikachu e rara Reshiram. Vai, vediamo se Genesect ci porta fortuna. Beh, qui c'è anche in versione iridescente, quindi speriamo che ci sia qualcosa di carino. Vediamo un po'. Spiritomb e Raikou, uno dei cani leggendari. Ultima bustina di questo Elite Trainer Box. Vediamo un po'. Ah, qui sento che c'è qualcosa di bello. E infatti, eccola qua. Weasel, Plazol, Torraket, Scraggy, Quillfish, Energia Erba, Venusaur, Lily, Carnivine, Comune Foil, Breloom e, attenzione, Raichu GX. Beh, molto carino. Insomma, in apertura e chiusura video troviamo queste due bellissime carte GX. Ma non è finita, perché adesso ci andiamo a sbustare la collezione Poteri Supremi con Ho-Oh. Andiamo avanti. Eccoci qua. Questa collezione contiene 8 bustine di leggende iridescenti, delle carte promo, e non a caso ho scelto una tra tutte quelle che abbiamo ordinato in negozio che aveva una carta al contrario, quindi non sia mai che magari c'è qualche figata qui dentro. Ecco qui il nostro bellissimo Ho-Oh arcobaleno esclusivo della collezione, in questa versione ovviamente. La versione regolare è uscito in ombre infuocate. Ecco qua, bellissima, una collezione che si presenta davvero bene. E partiamo col descriverla immediatamente, se riusciamo a scomporla. Ok, ecco qua, abbiamo Lugia iridescente,
promo Sun and Moon 82, eccola, Celebi, promo Sun and Moon 79, poi abbiamo Logo GX, un'altra promo Sole e Luna 80 e un Pikachu speciale, eccolo qui, promo numero 81. Poi abbiamo il nostro Ho-Ho GX, gli amici inglesi GX, bellissimo ragazzi, davvero davvero stupendo, originale da collezione, molto carino, e un poster con le nostre creature leggendarie. Questo poster è davvero carino, non so se riusciamo a farlo vedere. Eccolo qui, davvero bello, con le carte shiny, carinissimo. Bene, adesso possiamo passare allo spacchettamento di 8 bustine di Pokémon e via che si va. Qui abbiamo anche la carta codice per il gioco online. Pronti? Via! Mewtwo! Andiamo. Portaci fortuna tu! Oh! Che cavolo! Ogni volta sono diverse qua! 1, 2, 3, 4! 1, 2! Eccolo qua! Via! Qua niente di nuovo! Se non per un Reshiram raro! Ecco qui! Poi abbiamo... aspettate che non mi ricordo. Ecco qui. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pronti. Andiamo un po'. Marshadow GX. No, non è GX. No. Purtroppo è normale. Ok. Spacchettiamo. E qui... c'è qualcosa? No, uffa, aperture un po' spente, vediamo un po' se magari c'è la shiny Raikou, tuono tuonante, ecco qua. Dai, ci sono altre 8 bustine da spacchettare, 4, vai che si sbusta, vai che si sbusta. Shaymin, raro foil. Niente, ci avete preso in negozio le carte più belle. Ok, questo qui. 2, 3, 4. Ecco qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Flozzo, la chiappa Pokémon e Marshadow. Si è arrabbiato, ci è fatto, ci è tornato di nuovo. Ok, vediamo un po', 4, io sbircio sempre ma mi sa che mi porta sfortuna, vediamo un po', un altro Marshadow, non è possibile, ok, 3 Marshadow nello stesso pack, vediamo un po', ok, 4, e qui abbiamo ancora una busta. Quindi Raikou. E ultima bustina, vediamo se riusciamo a fare il botto. Se no, purtroppo niente da fare per questa collezione di Ho-Ho poteri supremi. Però vi assicuro che in negozio hanno trovato un sacco di carte bellissime. E chiudiamo con Keldeo. Bene, questa è stata la collezione poteri supremi di Ho-Ho. Grazie per averci visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video. The King of Games, il re dei giochi.